Ladies and gentlemen, sorry to interrupt you before the music show going. I am going to present you a very short entertainment show, magic show. Let me introduce myself. My name is Peter Lee from Taiwan, the delegation of Taiwan. So I'm going to perform you some commercial before our great music coming.Here, I want you to check what's inside of this box. Is there anyone see something right here? A rabbit? No, it's on head. And here, I'm trying to grab something from the air. And when I was military, the military officer, they always liked trainers as a good soldier. So here, in Chinese, there's stories. They say if you can train a stone to answer you, then you are a good teacher. So I'm here to try to be a good teacher, to see what's going on with this rope. So when I say attention and at ease, let's see what's going on.Attention! Sorry, maybe because no gloves. Yes, let me try again. Attention! Because of the loud of the applause is not strong enough. Okay, let me try again. I want to be a good teacher. Attention! Okay, now I'm a qualified teacher. And here, let me introduce you. This is chopsticks. But you two guys cannot tell the secret. From your angle, you will see something.Chopsticks, they are not normal chopsticks. They are magic chopsticks. Sorry for... Okay. Look at my finger. Sorry, concentrate.No gloves. Thank you. Donc
C'est de l'eau, c'est du thon, c'est du pain, c'est beaucoup de salé parce qu'ils sont pas très très sucrés. Et là, j'ai amené au bénévole de la Croix-Rouge de quoi les nourrir. Et du coup, bah, j'ai levé les manches et je suis venue les aider. Se tu scogli il ponte di San Ludovico sulla spiaggia vicina, il treno soprattutto, ma anche sono siriani morti, moltissimi, di loro in fuga da Libia, con la polizia che presidia sparato il territorio. Si presenta così perché la Italia il centro destro è un tema sempre più caldo della migrazione. Con la linea di confine è Once I look down, I just visit, not to give hope. Legs under vehicles, you see people running to vehicles, it's like water. Nel mezzanotte della stazione centrale di Milano è stato allestito un piccolo centro di accoglienza per dare aiuto ai migranti che in questi giorni stanno arrivando nel capoluogo lombardo. Sono uomini, donne e bambini arrivati qui dopo un lungo viaggio durato alcuni mesi, cominciato in Eritrea, regione da cui arrivano per la maggior parte, ma anche in Somalia, Etiopia, Sudan e Siria. Le condizioni di salute sono mediamente buone, si segnala qualche caso di infezioni della pelle, oltre alla difficile condizione psicologica di molti dopo traumi subiti e faticoso viaggio. Qui stazione ad accoglierli trovano la Croce Rossa e i volontari della Fondazione Progetto Arca, personale del comune che forniscono loro beni di prima necessità, acqua, qualcosa da mangiare. Thank you.